Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua con il nostro amatissimo Verdon Sport. Siamo al 7 dicembre, oggi andiamo a finire dove? Perché è importante capire. Andiamo a fare tutto dicembre praticamente, tre partite. Quindi ci avviciniamo a gennaio, che è il mese in cui faremo mercato. Vabbè, mercato. Oddio, avvocato, con 29.000 euro fare il mercato è un po' complicato, onestamente, però vediamo cosa fare, soprattutto se venderemo qualcuno, se daremo in prestito, soprattutto qualcuno. Comunque, a parte questo, io mi porterei come sempre Andersen titolare. Rodriguez, però Ricky Alves sta giocando molto bene. Come Beyer Maius li confermerei, metterei Schneider, oggi Schneider assolutamente, Gagliardo così prende un po' di lucidità, e Rueg è stanco, quindi niente, mi porto anche Amos al posto di Malula che tanto non giocherà. Quindi ragazzi, bene così. Il Lucerna sta quarto in classifica, o Lucerna o Lucerna, Ci siamo, insomma, si è scritto sta detto quarto in molto su questa gara, in classifica a particolare che hanno apprezzato i 27 due punti, allenatori che hanno quindi una sfida ulteriormente infiammato la vigilia molto con le delicata, loro perché dichiarazioni. se non si Siamo vince ormai potremmo, diciamo, condizionamenti ottimali, c'è lo non dico sereno che essere parla ideale per ripresi, una partita però di calcio. Chiedo ci avvicinati. parte Daniele E Adani, visto che il pronti a nostro tenervi obiettivo compagnia e a quest'anno è andare raccontare in tutte le emozioni di Champions, questa sarebbe sfida. Si bello gioca per i 3 punti, incontro Champions valevole in per la Europa. Conference Poi Swiss tra Super là, League. bravo Guez, Match da subito. tanti motivi di interesse. Basterebbe Ciò che l'Europa. è sempre un piacere per me essere No, qui in prima no. fila per commentare una partita di Sta calcio, palla è per arrivata un po' onorare il tardi. calcio. E Sta arrivata un speriamo po' prima. anche oggi di Bravissimo, poter offrire Bertrand. un match Oh, emozionante ai nostri bravi, amici a bravi. casa. Andiamo, andiamo. Andersen. Bella la palla. Occasione per il Maius. vantaggio. Occhio al rimbalzo Mamma e mia, c'è la rete. Schneider, Bravissimo qui, subito. arrivato per primo sulla Subito risposta del Schneider portiere. che la sblocca così, 1-0. Maius si è magnato un gol. Cioè, clamoroso, clamoroso. Io pensavo che Questo replay del segnasse, gol. Sulla insomma. prima conclusione il Se l'è portiere era magnato riuscito a metterci la tantissimo. pezza, ma si è dovuto Tra l'altro, arrendere, perché il ho secondo fatto anche tentativo è il tiro imparabile. di precisione, ma non è bastato. Fortuna che c'è Schneider là Hanno aperto le dietro marcature con che oggi questo l'ho gol, messo titolare 1-0. e subito ha ripagato questa mia scelta. Molto bene. Bravissimo Alvarez. Bertrand. Ricky Alves. Buona la palla. Schneider. Trova una parte Bellissimo avanti, palla Schneider. interessata in No, ma profondità. come? Azione interrotta, c'è offside. Fuorigioco di quanto? No, ma così amara. Così amara. Così amara. Veramente di poco. L'avessi data mezzo secondo prima, era tutto regolare. No, Guetto, si è fatto. Bertrand, che intervento! Quanto è forte sto ragazzo! Poi ha un sacco di Cerca margine di l'appoggio al crescita. compagno. Bravo Alvarez. Grande Ripartiamo. tempestività di questo Maius. intervento. Ricky, fatti vedere. Vai, Ricky. Il campo è tuo. Vai, Ricky. Avanza sulla tre quarti. Mamma Sono mia, già vabbè, avanti di un gol, potrebbero calcio ulteriormente d'angolo, allungare dai. con questo corner. È che non c'era nessuno in mezzo, cioè se ne sono andati, sono Occhio al scomparsi. corner. Schneider, mamma mia, Ha tentato il colpo di testa, ma il pallone è era terminato di buono, era poco al lato. buono. La sua è stata una buona Diciamo intuizione, che anche se l'inserimento era qualcuno era corretto. sul Gli è secondo mancato solo quel palo pizzico di precisione in andava più. leggermente meglio, ma non c'era nessuno. Come sempre i nostri scompaiono, non so per quale motivo. Palla persa. Non capisco veramente il nesso, ma vabbè, è così. Max Maia. Bentaberri. Maius, vacci! Ma. Raga. Ma questo è il limite del calcio scommesse, scusatemi, eh. Cioè, qui la prendo. Maius, io lo faccio andare. Se ne va. Perché te ne vai? Per Può quale appoggiarla a un motivo te ne compagno. vai? Con No, il questa era una buona vantaggio. punizione. Distanza favorevole. Attenzione, Bertrand, vai sul palo. Vai sul palo, per favore. Bravo Può rimanere Bertrand. sulla linea. Portiere L'ho subito battuto. capita che andava a finire lì. Vai La mette in mezzo. Bentaberri, bravissimo. La spazza Beyer. via bene qui. No. Pallone riconquistato, No. possibilità.
Bravo Beyer, senza fallo. Maius, dai. Ripigliati, Maius. Bella la palla per Ricky Alves, però. Guarda Maius. No, è Alvarez. È Alvarez, è Alvarez. Alvarez. Se ne va. Buona la palla. Oh. Vai. La spazza via. Cos'è sta roba, Andersen? Bravissimo, buona la finta. Schneider. Ma porca miseria. Ci mette il corpo sul tiro. Non entra mica, eh. Cioè, il 2-0 non vuole entrare. Una volta è entrata. Gagliardo. Provano a portare Gagliardo. Pericolo dalle parti dell'area avversaria. Bravissimo. Ottimo Gagliardo. No, però così no. Possono trovare il gol del pari, attenzione. No, no, no. E c'è il gol dopo il primo mezzo mamma miracolo mia, del mamma portiere. Mia. Lui non ha sbagliato. Mamma mia, veramente, però. Questa ci ho provato in tutti i modi, eh. Si ripropone il replay del gol. Qui Brown, un'ottima parata. Non so perché poi è rimasta a terra. Io con Guet ho saltato, ma dal portiere e a scaraventare in gol. Non era ben posizionato. Rivedere l'atteggiamento della difesa, ferma. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol. Alves, devi andare. Se no scade il tempo. Male male, male male Alves, male male. La prima frazione. Abbiamo giocato bene in realtà, non benissimo, però Alves oggi male male. Rodriguez. E anche l'attacco Beyer invisibile, Maius si è mangiato un gol. E il resto va bene così. Non cambierei niente a parte questi, però comincia ora il secondo tempo. L'attacco veramente boh, inizia a farsi dura per Maius e Beyer. Non stanno giocando benissimo in questo periodo. Poi Maius con quel gol mangiato, con il fatto che scappa via dalla palla, mi dà un po' di nervoso, quindi giusto cambiarlo. Mauro. Bravo Mauro. Aspetta il momento Schneider. Giusto per colpire. No, non ci credo. La palla era buonissima per Edward. Che c'era anche arrivato. No, ma se Andersen facesse uno stop normale in quel caso era gol. E non per D, però. Ma Benta no, è fallo. Tutto questo intervento da rosso, vediamo cosa decide l'arbitro. No, l'arbitro dai, ma cosa? Ed è rosso. Questa espulsione ma cosa? Potrebbe passare parecchio alla fine. Ora la pressione è tutta su di loro. Sì, ma era centrocampo, ma che cazzo? Dai però, ma che cavolo mi rappresenta? Ma ero a centrocampo. Ma per favore. Ma per favore. Mettiamo Kohler. Unica punta. Sì, però veramente. Bentaberri. Bentaberri, scegli il ruolo. PD. È quello che sto pensando, il PD. Sì, è proprio quello che sto pensando. Vabbè, unica punta. E ci sarà un cambio. Va bene così. Ciao, Mosa è entrato. Tocca uscire. Perché l'arbitro è pirla. Spazza no, via no, questo no, pallone. Adesso. Con il corpo già, l'ha tolta già il gol regalato. Recupera in aria, cioè, già il rosso. Importante. Ho fatto uscire Edward, non Amos. Può scambiare con il compagno. Meia. Attenzione. Raga, ma che sta succedendo? Ma io che ho fatto uscire, scusate. Ho fatto uscire. Cace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini. Perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto. No, no, ma no, c'è un problema. Ma c'è Kohler in difesa? Amos l'ha cambiato. Portiere. Oh. No, vabbè, che bug. Non c'è. Non c'è Kohler. Qui l'ho messo. Quando sta? Alvarez. Ma non ho parole. Siamo in difesa. C'è solamente uno in difesa, io. Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Dai. Ma stiamo scherzando? Io amo, se l'ho cambiato. Attacco che si fa interessante. Io amo se l'ho cambiato, raga, però. Così no, eh. Così no. Partono in contropiede.
Palla interessante in profondità. Io non c'ho parole. Il tocco indietro. Grande parata. Non c'ho nessuno in difesa. Riflesso, super qui il portiere. Chance importante dalla bandierina. Scusatemi, eh. Faccio così? A caccia del gol del doppio vantaggio. Raga, è buggatissimo sto gioco. È buggatissimo. Ma è buggatissimo. Non c'ha senso, mo è uscito, grazie, dopo che ho preso gol. Batte lungo. Vaffanbagno. E c'è la rete. Vaffanbagno, va. Che gioco del cappero, veramente. Dai, però. Eccolo, colpo di testa che è infilato. Già un rosso inventato. Poi manco mi fa fare i cambi. Manco i cambi, raga. La base. Non è che ho chiesto chissà cosa. La base. La base. Mortacci vostra. Ancora 600 secondi alla fine. Comunque un fallo a centrocampo, vantaggio giallo, cioè non mi sembrava. Senti, dai, ho capito, va bene. Vai. E c'è il gol. Sì, vai risultato. Sì, va bene così. Avete vinto voi, va bene, per carità di Dio. Tanto quando il gioco ti piglia così, non c'è niente da fare. Non stiamo seguendo i piani. Oggi hanno un obiettivo, secondo me, farmi arrabbiare leggermente. Maius, apprezzo il tuo impegno, però cerca di darti una mossa, perché qua la vedo complicata il tuo posto in squadra, lo vedo molto complicato. Interesse per chi è? Vabbè. Andersen, giochi sempre. Non è che non giochi mai, figlio mio, però. Spero che giocherò. Come se non giocassi mai. Andersen. Oggi torna Dele Alli. Rodriguez, assolutamente. Bentaberri espulso. Mettiamo Kohler. A me più che Malula. Forse preferisco Kohler. Oggi facciamo giocare Rueg. Anzi, facciamo giocare Malula, che prende un po' di... Almeno mi prende un po' di cose, di lucidità, che è molto bassa. E mi porto Amos per Alvarez. Ragazzi miei, allora. Oggi dobbiamo riscattarci. Oggi sì, oggi sì. Cioè, sono veramente. Di dare il via a questo match. Sono veramente arrabbiato, ve lo dico. Voglio stravincere oggi. Voglio stravincere. Il consiglio è sempre lo stesso: non cambiate canale. La parola passa al campo. Si gioca questo tour della Credit Suisse Super League. Maius, ti prego, reale. Non dovrebbero mancare le motivazioni per andare a caccia di un risultato, Mauro, positivo quest'oggi. Nostra. È sempre un piacere essere nostra. Qui in compagnia dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Dele Ragazzi, Andy. Volete assistere a un bel match? Per Maius. Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Bertrand al volo, ma... Tiro che non crea problemi. Tiro abbastanza bruttino. Bisogna essere onesti. Non proprio dei migliori. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. A metri per andare. E c'è il gol, 1-0. Si sblocca dunque il derby. Vantaggio per la squadra di casa. Il derby? Vabbè. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Chi era? Malula? Con una conclusione forte, precisa, imparabile da quella distanza. A volte le soluzioni più semplici sono le migliori. Malula. Amico mio, amico del sole. Già non giochi mai, no? Una volta che hai l'occasione di giocare... Vabbè. Poi mi dici non gioco, mister. Non giochi, mister. Ho capito, non giochi. Però c'è un motivo, non è che mi stai antipatico, eh. C'è un motivo... abbastanza valido. Super Mauro. Mauro. Dal piede della tre quarti avversaria. Oh. Interviene prima che sia troppo tardi. Una volta che ho un rimpallo passi. Mai una volta, oh. Diabaté. No, ma quanto va questo? Dai.
Ma dai, ma chi è? C'è spazio sulla fascia. Può andare direttamente in porta, glielo chiede anche il pubblico. Senza problemi qui il portiere. Bravo Mauro. Maius. Ma Maius però affonda il contratto. Sei macchinoso come poche cose al mondo, te lo I dico. Compagni si fanno vedere. Occasione. Mamma mia, raga, ma come cappero giochiamo? Ma come stiamo giocando oggi? Terribili. Ha segnato probabilmente uno dei gol più belli di questa stagione. Colpo davvero fuori classe con cui aveva fatto il portiere. Ma che gol è? Ma che ma che cazzo, dai. Ma sul serio facciamo qua noi? Andersen. Fatti vedere. Ma non era per Maius, non era per Maius. Non era per Maius, non era per Maius, non era per Maius. Attenzione, sì, calcio di rigore. Non è possibile, non è possibile. La partita chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla ma fine cosa, abbia preso la cosa decisione che ha fatto? Giusta. No, adesso vabbè. Allora, oggi è palese che c'è un problema. Oggi è palese, il gioco mi vuole odiare. Io ho fatto l'intervento. Raga. Raga, no, non l'ho toccato. Non l'ha toccato mai. La munizione secondo me sarebbe stata eccessiva. Trasformazione perfetta. Va bene. Io sto per svalvolare. Etwer, Amos, Lungoi, Schneider, Alves. Basta. Non stiamo girando oggi. Oggi no, non stiamo veramente partita girando. Già decisa, mi sta venendo nervoso, non avete idea, perché il gioco ha deciso di farcele perdere. Palese, palesissimo proprio. Può andare. A parte che non mi viene più niente. Cioè, fino alla settimana fa sembravamo il Barcellona di Guardiola, ma sembriamo la Juventus di Allegri. Cioè, dai, però. Non è normale sta roba. Occhio al pallone in mezzo. Ecco il gol. Prendi sta palla, Etwer. Prendi sta palla. Che ti esulti. Ma che ti esulti. Rivediamolo il gol. Vabbè. Tutto è nato 3-1. Dalla bandierina. Colpo di testa 3-1. Che ha infilato il portiere imparabilmente. I cambi hanno già pagato. Una buona notizia. Comunque Maius e Beyer dispiace, ma l'aiuto dei propri compagni. E sa che qua perdono il posto, eh. No, sono inguardabili. Serve il compagno in area. Oh, ma la difesa ce l'abbiamo oggi o non ce l'abbiamo? Il recupero sarà di un minuto. Cioè, sembriamo senza difesa oggi, tempo, eh. Finisce la prima frazione. Oggi sembriamo veramente senza difesa, una roba raccapricciante. Sembriamo in 10, ancora dalla scorsa partita. E tu è che cazzo. Vabbè, bravo. Prova a sfidare la difesa avversaria. Non è passata per pochissimo sta palla. Rompendo l'attacco. Viene chiuso. Bravo. Bravissimo. Ma che rischia grosso. Vabbè, che ultimamente, in effetti, con i falli che danno. Con i rossi che danno. Amos. Bravo, che apre tutto. Cerca l'appoggio Schneider. Al compagno. Guarda Etwer. C'è spazio, occasione. Vamos. Dai, è su. Dai. Rimonta possibile. Doppietta di Etwer subito che ruberà il posto a Obeyer o Maius a mani basse. Mi sono stancato di far giocare gente che non gioca bene. Ci vuole meritocrazia. Oh, erroraccio. Schneider è passato. Schneider. Hanno l'occasione, attenzione. Sì. Sì. E c'è il gol che rimette le cose a posto, erano sotto maledetti. Di tre reti.
hanno saputo Bastava fare i reagire. cambi, bastava fare. Un gol che unisce tecnica, potenza, via le prime fisica, donne, ha fatto dentro gli uomini veri. Prima di presentarsi quelli che hanno voglia di vincere le partite. Su, che cavolo, abbiamo dai. Assistito a 6 gol, 3-3, grande spettacolo. Ora però con calma, bravo Bertrand, su. Ottima lettura difensiva. Bertrand. Ottimo il tecnico. Arueg, che cazzo. Io che ti faccio giocare. Contrasto bravo, eccezionale. Wet. Vai, vai. È da solo. Buona la palla per Amos. Etwer. Bella la palla. Ricky Alves. Ricky Alves. Schneider. No. Intervento cruciale. Ha salvato così. Siamo ancora qui. Ha laggato brutalmente. No, la palla era per Amos. Era perfetta. Era abbastanza perfetta la palla per Amos. Abbastanza. Diabaté. Prova ad affacciarsi. No, ma nulla vuoto. Possono passare in vantaggio. Brown. Il portiere c'è su questo tiro. Brown. Brown, Brown, Brown. Occhio al cross in mezzo. Bravo Rueg. Intervento efficace a liberare. Bertrand. Ah. Perde il pallone, attenzione. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Ma lui fa un intervento buono. Entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. Difesa scoperta. Schneider. Spazio per andare. Ricky. Poco alla fine. Vai Rueg. Un'altra azione, un'altra possibilità. Vabbè. Recuperano il possesso interrompendo l'azione che Rueg. Stava diventando pericolosa. Oh, ma però pigliano un pallone, Rueg. No, 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 no. Bella sta palla. Nessuno ne approfitta. E l'attacco insistente adesso. Serve indietro il compagno. Non concede nulla all'attaccante. No, non fischia. Non fischia. Non fischia. Amos. Avanza, palla al piede. Amos, cos'è sta roba però? Sti cross. Finisce qui con un pareggio in questo derby che alla fine sembra scontentare 3-3. Un po' tutti. Vabbè, comunque poteva andare peggio. Potevamo perdere visto come stava andando. Abbiamo fatto una rimonta abbastanza, non l'abbiamo, come dire, ribaltata, però la rimonta c'è stata. Da 3-0 a 3-3. È difesa oggi senza un se c'era Bentaberri, questa la vincevamo, Dior in campo, bravo, bravo. Bravo ragazzo. E sì, mi aspettavo una vittoria, però sì, diciamo di sì. Sì, Rueg è un 72. Bene. Cosa possiamo migliorare? Difesa. Quindi va bene questo. Va bene questo, va bene questo. Squalifica scontata, grazie, grazie, gentilissimi. Andersen, sì, potevi fare meglio, però vabbè, dai. Però vabbè, dai, sei giovane, puoi ancora crescere, su, non demoralizzarti. Allora, contro il San Gallo, siamo ancora terzi, incredibilmente. Ormai Young Boys è scappato verso altri didi. Le maglie no, così, però, scusatemi, Che cos'è sta roba? Facciamo così. Maglia così no. Allora, Etwer, Maius, Schneider, Andersen, Kohler. Per il resto direi che ci siamo. Mi porto giusto Amos oggi, sì. Amos per Malula, che dovremmo venderlo, perché è una roba un po' così, o venderlo, darlo in prestito in base a quanti anni ha, non mi ricordo se è giovane o no. Penso che abbia tipo 27, 28.
di non deludere le molte oggi aspettative della titolare. Una vigilia anche movimentata. Ebbene sì, per Beyer. Quindi l'idea si funziona della coppia Etuer e Maius. Che Amos non è che mi abbia fatto impazzire. Etuer sì, gran bel giocatore. Ci auguriamo ovviamente che le due squadre possano farci e non farlo giocare un po' un crimine. Onestamente. È un piacere essere qui in tua compagnia dei nostri amici. No, e amiche Alvarez. A casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, Valenzuela. Perché abbiamo quello che fa per voi. Per Andersen. Oggi devi un po' rifarti, eh. Vediamo con l'aiuto della grafica. Oh, l'hai visto? Bellissima sta apertura. Mauro. Grande occasione. Ma cos'è? Palla ancora lì. Maius. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. Mauro, Maius, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, non ci credo, questo è un miracolo. La coppia Etuer Maius potrebbe funzionare meglio che la coppia Beyer e Maius, onestamente. Forse funziona leggermente meglio, vabbè, qui è stato Mauro a recuperare una palla meravigliosa. Guarda che intervento, meraviglioso. Corretto quello di tutta la squadra. Bravo Mauro Rodriguez che ha il tipo il 70% del gol fatto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Gran bella scivolata a rubare palla. Calma, calma. Intervento ruvido questo. Mauro. Mannaggia qui. Potevi fare un pochino meglio. Fuori gioco? Benta è tuo. Porta. Bravo palla. Benta. Contrasto eccezionale. Non doveva andargli la palla. Assolutamente no. No, Mauro. Provano ad avanzare. Serve il compagno in posizione interessante. Calma, calma. Difende bene il pallone. Occhio a questo lancio. No, no, mamma mia che rischio. Sembrava un autogol praticamente già fatto e infatti stavo a vederla veramente molto male sta cosa. Pallone che viene allontanato. No, vabbè, ma usciamo da quest'area di rigore. Raga, dai, è su. Ma certo, mi sono anche un po' rotto le scatole. Niente. Mi sa che non ce la facciamo, eh. C'è il tiro. Brown. Ma non è finita. Che intervento fa Brown, ragazzi, Giocare 16 metri. Poteva che si è mangiato questo. Occasione davvero ghiotta, Pierre, che non è riuscito a sfruttare che al meglio. Che si è mangiato questo. Vabbè, meglio così, perché abbiamo rischiato tantissimo. Mauro. Bella la palla per Alvarez. Questa è classe. Ha spazio sulla corsia laterale. A Maius, però. Io non capisco perché si ferma. Si bugga. Non si muove più. Palla persa. Come se fosse bloccato alle volte. Nostro Mauro. Che gli succede? Schneider, buona la palla. Può metterla da lì. Maius. Si supera il portiere. Questi si hanno uno che si chiama Amos in porta. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Il trucco potrebbe essere mettere Amos dopo. Colpo di testa potrebbe che triggerarlo lontano, tantissimo. Buon lavoro in marcatura. Portiere triggerato. Gol assicurato. Occhio qui al pressing sul portatore di Maius, palla. Maius, bravissimo. Brutto errore. Bella palla per Andersen. Palla gol importante. No. Ma ha fatto un numero stranissimo. Tipo quello di le squadre vanno a quello riposo. Di Depay, se non sbaglio, che è fantastico. Allora, onestamente, allora, primo tempo buono. Al momento non cambia ancora nessuno. Però i cambi mi sa che arriveranno, perché c'è il 1-0 sì, però non stiamo giocando benissimo, Onestamente. Questo è rosso allora. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa rosso, decide l'arbitro. Manco è giallo. Ah no, a me è giallo, che cavolo, eh. Valenzuela va da solo. Valenzuela. Converge verso il centro.
per Andersen. Il tuffo del portiere evita il gol. Volevamo chiuderla, non siamo riusciti. Irresistibile. Ordinare amministrazione. Schneider. Parata più spettacolare che difficile questa. No, Ettore non ci arriva per un pizzico. Schneider. La mette in mezzo. Ah. Allontana questo pallone. Ettore un po' così, eh. Hanno la possibilità della ripartenza. Non si è visto molto. Devo dire. Fate qualche buono spunto. Un po' invisibile quest'oggi. Qui. Bertrand, un muro. Un muro. Andersen, vai. Contropiedissimo. Andersen, non si ferma più. Che cazzarola è? Alvarez. Ma cosa sta succedendo? Non riescono perché a tenere. Ha fatto quel passaggio lì? Non l'ha fatto così, eh. Assolutamente no. Andersen, che fai da solo? Occhio, giochi da solo? Interviene Kohler. Libera. Comunque le ha fatto un fallo su Kohler. Una carica impressionante, non per dia. Bertrand, raga. Fuma il contropiede. Clamoroso il giocatore, clamoroso. Maius. Oh. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. No. Ma secondo me danno i rossi? Domanda, per fargli da centrocampo. Allora, mettiamo Amos per Etwer. Dele Alli, Lungoi, Alves e basta. Comunque Etwer, dai, pian piano si farà. È un buonissimo prospetto. Dele Alli. No, fuori Fisca gioco. Vabbè. C'è offside. Va bene. No, attenzione. Punta la porta. E quanto vai? Bellissimo l'intervento di Kohler, bravo. Pure Kohler mi sa che si prenderà il titolare perché sta giocando molto bene. Poi è più forte di Guetta. No. Mamma mia. Rischio infinito su Diaby. Bentaberri sicurissimo. Bertrand. Kohler per Lungoi. Che palletta. Lungoi. Aspetta il momento giusto per colpire. Lungoi, che schifo. Ma cos'è? Ha aperto l'interno senza inquadrare la porta. Mamma mia. Se questo è il livello, io sono preoccupato. La posizione del corpo, ma non l'ha per niente. Molto preoccupato. Bene, non era coordinato. Azione che si fa interessante. Ricky, buona la palla per Dele Alli. No, Amos, dove cazzo? Dove vai, Amos? Dove vai? Mi sa che è il nostro Amos che si è triggerato. Non l'altro. Palla regalata agli avversari. Avrà detto, ma io non posso segnare contro me stesso. Non si può. Allora non segniamo. Errore Venezuela. E dai un po'. No, 90esimo minuto no. Mi rifiuto. Si guarda intorno. Mi rifiuto. Risolve lui. Ricky, portala in banca, Ricky. Portala in banca. Oh. Cross, ma perché non sappiamo fare un cross normale? Ma perché non sappiamo fare un cross? Mamma mia, che mestizia. Si vince, però, una fatica clamorosa. Vincere questa partita aumenta la. Sembra di affrontare il Real Madrid. Invece è San Gallo. Young Boys che vince, Basilea che vince, noi che rimaniamo lì. Lì nel mezzo, terzo posto. E non so dov'è che ci porti. Cioè, in Svizzera, il terzo posto. Dove porta? Non mi ricordo onestamente. Non saprei. Bisogna guardarci. Perché non si dovrebbero essere impegnati gli avversari? Che sta dicendo? Vabbè, io queste interviste veramente non le capirò mai. Sono fatte di un male. Ma di un male. Mo si arriva a gennaio. Mo voglio ridere a gennaio. Offerta per Gagliardo.
Allora, Gagliardo, 30 anni, 75, onestamente non mi sta facendo impazzire. Sapete che quasi quasi per 5 milioni, ciò, non sono pochi, 5 e mezzo, anzi spingiamoci a 6. 4 e 9, no però, così no, 5 e mezzo allora. A bello 4,950. Per 5 te lo posso dare, tanto sarà in calo fra poco. Perfetto, 5 milioni. Questo mi compro un giovane che tanto male non fa. Anzi, diamo un po' la nostra rosa in generale, ab rosa. Abbiamo Brown e Novak. Ok. O poco. Gagliardo, Valenzuela, Malula, 24 anni. Malula, direi che è giunto il momento di farti andare. Bentaberri che rimane, Zimmerman che rimane, Bertrand giustamente rimane, Rue, Galvarez, momento va bene così, Guet 70, Kohler perfetto, Dele Alli, Schneider. No raga, ma sono uguali, hanno la stessa età, stesso paese, clamoroso. Julian Schneider e Marius Schneider hanno anche la stessa faccia. Oddio, non ci credo, non me ne ero mai... Cioè, io dicevo, i fratelli Schneider, ma così per di... Non mi sono accorto che sono uguali di faccia. Sono identici. Sono gemelli, per forza, stessa età. Pure stesso ruolo. No, vabbè, che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia, raga. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Uno spettacolo. Veramente uno spettacolo. Io sono senza parole. Offerta per Alvarez, 14 milioni. Però no, forte Alvarez, su. Sì, sì, bravo, Malula. Anch'io sono felice di cederti. Se te ne vai, mi fai un piacere. Gentilissimo. Ah, è scandaloso. Se ne va Gagliardo. Se ne va Gagliardo. Comunque 5 milioni. Che tanto male non fanno, onestamente. Voto A, ci credo. 5 ogni tanto non giocava mai. Offerta per Malula, 810.000. Trattiamo un secondo, va. Io vorrei fare almeno 1.200.000. Può crescere tanto, e 980 più rivendita, 1 milione, e siamo a posto, dai. Bravo, bravo. Mi sembra un'ottima offerta. Bene, ci manca adesso un... Allora, abbiamo adesso noi... Vediamo un po'. Intanto, Ettore titolare con Maius, Schneider, Kohler, Andersen. Ecco. Mo inizia a aver senso la formazione. Terzino sinistro ci manca. Terzino sinistro. Che potremmo intanto gli osservatori, c'è qualcuno di buono? Io spenderei un po' di soldi per l'osservatore e li manderei sempre in Svizzera. E questo lo mando in Italia. Ok. E mo? Soldi quanti ne abbiamo? Pochi. Pochissimi, pochissimi. Non lo so. Chi c'è qua? Facciamo una cosa. Rimuovi istruzioni. Facciamo ruolo... Terzino sinistro.
Livello generale da prima squadra. Assolutamente. Non che ci voglia tanto. E direi che per oggi può essere tutto a questo punto. No, aspetta, manca ancora. Ho tutto gennaio qua. Ha voglia, ha voglia. Ma Lula? Se ne va? Mamma mia, che bello. Grazie, grazie, grazie. Gentilissimo. Gentilissimo. È stato bello. Ho fatto pure un obiettivo, tra l'altro, che manco sapevo di doverlo fare. Non stiamo seguendo i piani. Allora, aumenta il livello di esperienza. Perché devo invecchiare la rosa? Vabbè. 94? Non stiamo seguendo i piani? Ma sul serio? Mi prendi in giro? Mi prendi in giro. È palese. È palese. Sì. Mi sta a pigliare in giro. Di cattiveria, tra l'altro. Per Malula potremmo richiamare... C'è Zimmerman volendo. Deve spendere soldi. richiama. Direi che ci sta. Piano di crescita, vediamo un po'. La Zimmerman mi è un po' carente in difesa. Ma lui è un difensore centrale, scusatemi. È difesa 57. Che cazzo di difensore centrale sei? No. Cavatemi un dubbio. Proprio un centrale. Non sto capendo però il senso di essere un centrale e avere 57 di difesa. È pochissimo. È veramente poco. Lavorare molto sulla difesa, quindi facciamo libero. Oppure possiamo fare anche regista difensivo. Regista difensivo, dai, ci sta, ci sta, ci sta. È l'unica cosa che si può fare. Zimmerman rientra. Vediamo qualcuno che si può comprare. Oh, vediamo un po'. Bell'Ocean, Makengo. Questo è pure svincolato. Fermi tutti. Pedersen. Noi li seguiamo. Vediamo come sono. E poi capiamo. Offerta per... Sì. Vai a lavorare. Offerta. No, comunque, ragazzi, mi fermo qua. Perché? Per il semplice fatto che... Se avete dei consigli per il mercato, almeno riuscite a darmeli. Se no, sono avanti fino a febbraio, finisce il mercato e non potete neanche consigliarmi degli acquisti, dei giocatori. Quindi mi fermo e vi aspetto nel caso. Così nel prossimo episodio facciamo, appunto, finiamo il mercato. E continuiamo un po' la stagione in generale. Facciamo anche qualche partita, finiamo il mercato. Ci può stare come idea, quindi aspetto i vostri suggerimenti. E ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio. Ciao ragazzi!